se c'è permesso. No, lei è entrato, si è accomodato, si è seduto e ora mi chiede se c'è permesso. Doveva dirmelo prima. C'è la porta aperta. Ah, quel porta aperta non significa che lei può entrare comodamente. Comunque si accomoda. Allora, io ho parlato con Giovanni, sì, il nostro portiere. Ah, ecco. Giovanni, io devo fare il reddito dei cittadini. Quello che hanno le 5 stelle, 6 stelle. No, lei deve fare il reddito di cittadinanza. Cioè, visto, già lei lo sa. Certo, e Giovanni mi ha detto, vai dal professore La Parola che ti risolve. La Parola. Io mi chiamo professor La Parola. Ma fuori c'è scritto La Parola. No, fuori c'è scritto La Parola. Infatti, se lei nota, sulla lettera A c'è un accento. Che è quella macchia. È una virgola. Quella che... ma io l'ho levata, perché si deve... Ma che cosa leva lei? Ma perché chi glielo mischia a lei? Mi scusi. Senta, signor, cosa ha bisogno? Mi dica. Giovanni, il portiniere, mi ha detto, vai da lui che ti risolve il problema. Ah. E io sono qui perché so che c'è da fare un questionario. Questionario. Bisogna vedere se lei ha i requisiti. Comunque dice, vai là che il professore... La Parola c'ha tutta la parola, tutto quello che sa, che lui è uno che se ne sente, uno informato. Vabbè. Tanto dice che lo chiamano l'informatore. No, non sono informatore, vabbè, comunque sono informato, va bene. Questo lei mi deve scusare se io ci faccio perdere il suo tempo, ma è una necessità. Non si preoccupi, vabbè. Qua ci sono le richieste di requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza. Vediamo, allora, cognome e nome, lei si chiama? Io mi chiamo Giovanni Lo Sento. Giovanni Lo Sento. Lei sono è cittadino... vicino suo. Sì, ho capito. Lei è cittadino italiano o dell'Unione Europea? Tutte e due, professor, manco lei mi pare, tutte e due, perché l'Europa si è unita con l'Italia, l'Italia si è unita con l'Europa e hanno fatto l'Europa unita. Lei mi deve dire se è cittadino italiano o cittadino europeo? Tutte e due. Come tutte e due? Tutte e due, perché io, se lei mi chiama cittadino italiano, io mi giro, professore, ma se mi chiama cittadino europeo, io mi giro lo stesso. Mi chiama cittadino europeo, io faccio l'intervento. Cittadino europeo? Prego, professor, avviso, okay, in giro, perché è la cosa di Bruxelles, l'Italia si è unita con l'Europa e hanno fatto l'Europa unita, questa cosa è successa a Bruxelles. Beh, Bruxelles. Allora, lei quindi non è cittadino di paesi terzi? Terzi, professor, essi ce li hanno come a me, noi manco ultimi siamo, fuori classifica siamo, altro che terzi. Senta, lei è nato in paesi extracomunitari e poi è venuto qui in Italia? Ma perché, che mi vede colorato, mi vede? C'entra colorato. Ci sto dicendo che vengo da Porto Empedocle. Lei è extracomunitario? Sì, no. No. Quindi lei è in possesso del permesso di soggiorno? No, perché ho lottato con mia moglie per il permesso di soggiorno, perché noi abbiamo una casa che c'è stanza da letto, il bagno e poi c'è uno stanzone grande. Nella cucina si mettiamoci il soggiorno, lei no, facciamo l'isola pedonale per mangiare. Ma se c'è il soggiorno? Professore, non mi ha dato il permesso del soggiorno. Lei è in possesso del permesso di soggiorno? Sì, no? No, perché lei non è extracomunitario. No, perché mia moglie non ha voluto. Vabbè, ok. Aisee, come siamo messi? Secondo se lei ha bisogno, Aisee, venite. No, lei non mi capisce. Aisee, come siamo messi? Ti sto dicendo che pure sono impegno, io Aisee mi libero e sono tutto tuo, perché lei può fare a me, ce ne faccio. Aisee, che cos'è Aisee? Aisee è l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè significa stabilire lei economicamente. Come è messo? Lei economicamente com'è messo? No, voglio dire, lei possiede autovetture che superano i 1600 cc? Salute. Lei possiede moto che superano i 250 cc? Salute. Lei possiede barche che superano gli 80 cc? Salute. Che mi dice sempre salute? Si ha fatto tre stranuti uno appresso all'altro. Se deve starnutare, lei, professor, deve starnutare del cuore. Sì, proprio la cicina, questa è la cilindrata delle macchine e delle moto. Oh, lei possiede case, cavalli? Sì, cacio cavallo, la massaria, professore. Io queste cose non le ho, ma spero che prendendo il reddito di cittadinanza a poco me le compro. Scusi, ma perché secondo lei a quanto ammonterebbe questo reddito di cittadinanza? Io questa domanda le volevo fare, a quanto ammontagna questo reddito? Io lo dico io, 700 euro al mese. Quanto? 700 euro al mese. Cioè, abbiamo fatto tutto sto bordello e sto disturbando per 700 euro al mese. Ma perché, scusi, lei che cosa si aspettava? Ma io speravo di arrivare a 4.000 euro, 2.200 già li prendo di pensione. E 1.800 di cittadinanza, allora sì, si campa in un certo modo. Cosa prende lei? 2.200 euro di pensione.
Ma allora lei è un truffaldino. Perché? Lei è un mascalzone. Scusi, lei già percepisce una pensione e si vuole fregare pure i soldi del reddito di cittadinanza. Ma professore, questo è disonesto. Ah, professore, lei che guarda il cammello della tuna nel lago della Pagliuzza, nel cicciolo che mi ha bruciato e si fa meraviglia di me, professore. Mi scusi, no, mi scusi. Che a me Giovanni me l'ha detto. Il professore ci ha fatto avere il reddito di cittadinanza a sua moglie. A quale moglie? Guarda, ma mia moglie non ha bisogno di questa invece, moglie. Ma mi permetto, perché lui mi ha detto il professore la parola. E 200 universitari. Ma ha detto Giovanni che 200 universitari. Io sono docente. Esatto. E mi ha detto il professore ci ha fatto avere il reddito alla moglie. Alla moglie. Lo vuole negare questo? Così mi ha detto alla moglie. Alla moglie. Io ho fatto prendere il reddito di cittadinanza alla signora del secondo piano, che è una povera donna sola, indifesa, vedova, senza lavoro, con tre bambini a carico che ogni giorno deve sfamare. A lei sì che l'ho aiutato a prendere il reddito di cittadinanza. E la signora si chiama Concetta la moglie, non mia moglie. E sua moglie come si chiama? Mia moglie si chiama... Che cosa le interessa a lei come si chiama mia moglie? Non ho capito. Oh, non so, io non ho capito. Questo disguido. Non le interessa. Non c'era motivo. Perché se c'è stato un malinteso, comunque, professor, mi perdoni. La meglio parola è quella che non si dice. Parola. Ah, professor, allora se mettete d'accordo, prima parola, poi parola. Gente, mette la gente, c'è scusa, mi perdoni. Sei l'ultima. Due amici. Mario, ma tu a tua moglie per 25 anni di matrimonio che regalo ci hai fatto? E Mario risponde, io l'ho portata ai Caraibi. Caspiterina, bravo, complimenti. E per 50 anni di matrimonio, che scusa, che cosa ci fai? Me la vado a riprendere. Ma sei l'ultima. Mezzanotte di fuoco, signori miei. Mezzanotte di fuoco, lo volete capire sì o no che oggi mi voglio rovinare? Non posso gridare, sono al museo, potrei, sono solo, vieni qua, ti faccio vedere che sono solo, anzi no, sono solo, guarda dove è finito, guarda, guarda dove l'ho spedito finalmente, dove lui non ci può braccare, lo capisci che non ci può braccare, allora... Allora, oggi mi va di saltellare, mi va di prendermi tutto lo studio e saltello, perché devo aspettare, ho ordinato pure i gelati. Allora, andiamo alla prima opera d'arte, facciamo i seri, mi abbottono anche la giacca. Signori miei, tutti sapete cos'è, lo sappiamo tutti cos'è, la vendeva mio nonno ed è ancora lì. Lo capite che la vendeva mio nonno prima vendeva il ferro vecchio e poi ha voluto vendere l'opera d'arte. Non se la compra nessuno. Allora vieni qua, guardate nel frattempo cosa succede dall'altra parte. Lo vedete che quella è un'opera d'arte? Cioè tu a casa hai il vigile, compri il vigile che fa attraversare il vecchietto. Lo capisci che sta facendo attraversare il vecchietto? Guarda, e il quadro si intitola Quanto ci impieghi ad attraversare. Quanto ci impieghi a attraversare? È così. Nel frattempo, qua cosa succede? La vedete questa confusione? Qua vieni. Quando parlo di confusione, devi venire qua. C'è più confusione di questa? No, non c'è. Allora, questa è la confusione. Non sono turisti. Questa è gente che col seghetto alternativo leva un pezzettino di ferro per portarselo a casa. Ma io te la vendo. C'è bisogno che te la vendo a vetto. Sono arrivati gelati. Sono arrivati i gelati. 21.000 euro. Lo capisci che c'è lei? Dov'è? Lo capisci che c'è lei col mega? Entri! Dov'è? La mia assistente. Lo capisci? La musichetta, metta la musichetta. La musichetta. Siamo al museo. Siamo al museo. Il museo va trattato come la biblioteca. Ecco, allora dobbiamo fare così, guarda. Compratevi quest'opera d'arte, io ve la vendo a... Col gelato. No, il prezzo deve dire. Ah? 21.000 euro! 21.000, ma non lo vuole nessuno, non sento le telefonate. Andiamo qua, andiamo dal vigile urbano. Guardate con quale grazia. Dottore,
venduto! L'abbiamo venduto! Allora, l'abbiamo venduto! Prendi l'arte! Prendi l'arte! Mettila da parte! Quando ci avrai trovati con l'arme infrarosso, non ci calcolerai più. Il vecchietto non c'è. Cava la musica perché mi sta venendo, no? Quando sento musica io non mi fermo più. Cioè, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Mentre io parlo, vedo megafono. Basta. Game over. Ma il gelato si squaglia. Che sta facendo i conti? No, no, zio. Perché praticamente la mia fidanzatina è al supermercato con sua mamma. E allora? E allora, sì, è da 4 giorni che non la vedo. Va bene, fa domanda, sai? E allora è meglio che la vedi a riposito, zio. Non ti preoccupare, sbambi il cervello. Zio, però da fame, che facciamo? Mangiamo un panino? Ma io non lo faccio, perché la cucina è 150 metri, salito non c'è, perché io da banana non c'ho. Il centro, zio, cacci, chiamiamo. Ah, ti chi vuoi? Quali ti chi vuoi? Picchia porta, lo facevo portare a casa. Sì, sì. E allora chiamci tu, che io mi sentivo. Avanti. C'è un po' telefono. Lo voglio comodo, eh? Sì. Pronto? Allora, devi fare 2 panini, prosciutto e formaggio, eh? Facci mettere l'olio magari. Prosciutto, formaggio e olio, eh? O pomodoro, metterci a lungo viene asciutto. Allora, prosciutto, formaggio, olive e pomodoro. Acqua, devi. Una bottiglietta d'acqua. E fatti dire quando vuoi. O conto, se. Che non mi senti. Aio! Che fu? Mi ha fatto seccare. E ti ha fatto seccare, che ti telefoni. Ora che mai. Vuoi ma che ti direi che no. Vuoi uno yogurt? No. Ti faccio una piadina? No. Chi è che vuoi? Ho giro al supermercato da mezz'ita. Perché non mi dicevi prima? Diriti quando può un supermercato. Mariti, disgraziati, poverini che combattono con certe mogli che veramente ci fosse di mannare a casa. Quando siete pronti per uscire, tu sei con la giacca, la cravatta, magari fa pure caldo, quindi amone, sprughiamone, usciamo, la donna che pare pronta dopo un'ora, a un certo punto, c'ho 2 peletti sulla gamba. 2 peletti sulla gamba significa che si va a spogliare un'altra volta, se ne va in bagno, sta 2 o 3 ore in bagno perché si va a fare la ceretta, si deve passare il rasoio, si deve passare il bocco. E voi poveri mariti che siete pronti con la giacca, la cravatta, surate, ad aspettare a lei. Ma lasciate le tupile. Mogli, lasciate questi peli. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie. Un già faccio più. Il 2 novembre sono andato al cimitero, no? E c'era un uomo che piangeva sulla tomba di un altro uomo. Ma proprio disperato giusto. Non me lo dovevi fare! Non dovevi morire! Non me lo dovevi fare questo! Io mi sono avvicinato per solidarietà, gli ho fatto le mie condoglianze, ho detto, ma è un parente? No! Era un primo marito di mia moglie. Se non moriva, io mi avessi consumato la vita. Perché poi, tra l'altro, il 2 novembre nel mio condominio è successa l'ira di Dio. È la festa di Halloween. Sì, la festa di Halloween è questa festa americana, no? Dove ci sono i bambini che vanno girando per casa, nelle case delle persone, suonano, dice dolcetto o scherzetto, e tu ci devi dare il dolcetto, perché sennò ti fanno lo scherzetto che ti tirano i coriandoli sulla porta. America! Non nome palazzo!
la signora Muscato non gli ha aperto la porta, ci tagliare il ruote della macchina e ci pigliare la finestra a petate. Ma pure mia moglie mi ha detto: ma che cos'è questa festa di Halloween? Ci sa, amore, è una festa dove tu ti devi travestire per fare scandare i cristiani. E mia moglie: è bello, mi posso vestire da strega. Ci sa, fatti prestare i vestiti di tua madre, ci disse, che è perfetta. Però poi alla fine mia moglie è riuscita a farmi spaventare, ma mi fece scantare giusto. Cioè ha trovato un travestimento che mi ha fatto morire di paura. Come si è vestita? Con l'abito da sposa. Ho pianto tutta la notte, Muscato. Ma la cosa peggiore è successa a mio padre, che il giorno della festa di Halloween si presentò in accappatoio davanti a mia madre e sotto l'accappatoio completamente nudo. Si mise davanti, ha aperto l'accappatoio e ci disse a mia madre: dolcetto o scherzetto? E mia madre: dolcetto una vuota, ora è scherzetto sicuro.